Il benvenuto negli studi Tempo Radio. Oggi lo diamo a Carlo Tieghi, che è il presidente della Consulta Giovani di Montichiari. Buongiorno. Benvenuto. Sì. E il benvenuto lo diamo anche a Matteo Mirto, che è consigliere delegato della Consulta Giovani. Benvenuto. Esatto, grazie. Buona giornata. Invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 338 17 19 105. Se ci volete chiamare 0376 63 17 09, la mail è diretta @temporadio.it e poi potete anche usare la pagina Facebook sulla quale siamo in diretta streaming, quella del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, dunque, iniziamo subito con, prendiamola alla lontana. Nel 1921, no, ovviamente si scherza, che cos'è la Consulta Giovani fondamentalmente? Allora, la Consulta Giovani è un organo, appunto, un organo comunale che si occupa di creare rete, di creare iniziative appunto per i giovani del territorio, quindi cercare di organizzare anche eventi, iniziative che coinvolgano quelli che sono i giovani del territorio di Montichiari. Ecco, questo proprio molto in generale. E come Consulta Giovani abbiamo organizzato diverse iniziative, diversi eventi e abbiamo collaborato con tante realtà del territorio che hanno degli obiettivi anche a noi comuni. E cerco di fare un po' un riassunto di quella che è stata l'attività di noi ragazzi della Consulta Giovani negli ultimi mesi. E abbiamo collaborato in particolare con l'associazione L'Alveare all'interno del progetto Aggiungi un pasto a tavola, che si tratta appunto di distribuire pasti caldi alle famiglie bisognose. Abbiamo collaborato con il gruppo degli ecovolontari per andare a pulire alcune zone della città di Montichiari, e abbiamo collaborato anche con la cooperativa La Sorgente all'interno dell'iniziativa Amico E, e poi anche con il progetto Generazioni, che ci ha visto partecipi all'interno dell'incontro organizzato per il referendum a dicembre. E tante sono state le collaborazioni. Abbiamo organizzato anche diversi eventi, il concorso Canoro a maggio, anche lì in collaborazione con Five Radio. Abbiamo organizzato l'incontro sulla legalità e poi eventi che hanno dato anche un maggior rilievo, che sono stati appunto lo Spiedo in Castello, che è stato fatto a luglio, il 2 luglio appena passato, e lì abbiamo avuto un grande aiuto da parte della Proloco di Montichiari. E poi ci stiamo addentrando ormai nelle fasi conclusive di quella che è la Color Mountains, che è l'evento diciamo più significativo della Consulta Giovani, che è ormai alla terza edizione. Ecco, e ovviamente adesso arriviamo, io i microfoni li lascio aperti, quindi adesso abbiamo sentito la voce del presidente Carlo Tieghi, quando Matteo Mirto, consigliere invece con delega, vuole intervenire può farlo perché il microfono è aperto. Va bene, sì. Allora, per quanto vedo che vi stanno già arrivando dei messaggi, appunto, faccio i complimenti a chi l'ha mandato, non è firmato. Cos'è la Consulta Giovani? Abbiamo avuto la stessa idea, appunto, quindi salutiamo l'ascoltatore e l'ascoltatrice. Ecco, un altro messaggio che è proprio l'ultimissimo arrivato, dice: grazie ragazzi per quello che fate per la città di Montichiari. Quindi, oltre al ringraziamento, vi voglio chiedere una cosa, poi adesso parliamo della Color Mountain, non vi preoccupate, però vorrei chiedere, dai tempi di Tutankhamon, non si parla male dei giovani d'oggi, dai tempi di Tutankhamon, voi siete giovani, appunto, basta vedervi per comprenderlo. Come vi trovate con i vostri coetanei e magari anche con quelli un po' più giovani? Cioè, come reagiscono i giovani? E aggiungo un'altra cosa, un assessore proprio del Comune di Montichiari, che è l'assessore Soldini, ha raccontato, per esempio, sfatiamo il mito che i giovani siano più svogliati. Per esempio, nella differenziazione i giovani sono i più diligenti. Sono quelli tra i 45 e i 55 che ancora fanno, okay. Ma per dovere, over, dice, abbiamo qualche problema. Per esempio, questo lo aveva raccontato lei, appunto, ovviamente generalizzando, poi non si va sulla persona singola particolare, però appunto, come sono i giovani d'oggi?
Beh, non vi chiedo rispetto a quelli di ieri perché non lo sapete, perché non eravate nati, però ecco. No, però obiettivamente noi siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo e di aver coinvolto tantissimi giovani, nel senso che comunque la Consulta Giovani nasce solamente 3 anni fa, dopo, insomma, nel 2014, quando proprio quell'assessore Soldini, io come consigliere e anche lei, insomma, non era ancora assessore ma aveva collaborato con me, avevamo deciso di istituire questo organo che servisse appunto a coinvolgere i giovani di Montichiari e creare degli eventi per i giovani, proprio per non star lì a continuare a lamentarci, continuare a dire ok, non ci sono eventi, Montichiari non è una città per i giovani. Abbiamo detto prendiamo in mano la situazione e proviamo a far sì che Montichiari diventi anche una città per i giovani. E effettivamente il riscontro che abbiamo avuto è stato positivo, perché partendo da zero, nel giro di 3 anni, oggi abbiamo davvero tanti collaboratori. Per la Color Montes, che si terrà sabato prossimo, arriviamo ad avere quasi 100 collaboratori, che è per me un numero impressionante, e la grande maggioranza di questi sono dei giovani, giovani che magari fanno parte della Consulta o fanno parte di altre associazioni, però proprio il bello della Consulta è quello di riuscire a creare aggregazione tra giovani magari che hanno anche, certo, interessi diversi, tra diverse realtà del territorio, soprattutto collaborare tra associazioni che hanno comunque uno dei fini è quello comunque di creare aggregazione, di creare comunità. È stato bello anche con tutte le iniziative che abbiamo organizzato, quello davvero di collaborare tra tante realtà diverse, anche non sempre di Montichiari, anche nei paesi limitrofi. Ecco. Certo, pensate che noi abbiamo giovedì ogni 2 settimane una rubrica che si chiama Tocca a Noi, tenuta dal sindaco di Pozzolengo ancora da prima di diventare sindaco di Pozzolengo, però per dice basta lamentarsi al bar, tanto per intenderci, esatto, e diamoci da fare, appunto, esatto. Quindi è questo poi è il vero, nostro, no? Progetto. Ma è vero, tantissimi giovani in realtà hanno tantissima voglia di fare, a volte bisogna riuscire a dare anche delle opportunità e noi ci stiamo provando in questo modo. Pensiamo che la Consulta sia un organismo dove si può venire anche a proporre un'idea, certo, e tanti lo fanno, quindi... certo. Allora, dunque, voi avete già raccontato, c'è scritto organizzate anche le manifestazioni in collaborazione con la grande Proloco di appunto di Montichiari, quindi c'è questo messaggio, voi avete appunto organizzato, avete detto già una cosa in lo spiedo in castello, lo spiedo in castello, come sì, esatto, è andato tutto bene, era andato molto bene, cotto bene, sì, ottimo, era buono benissimo. Allora, la Consulta, dice Milena, è simbolo dei giovani che hanno voglia di fare, infatti non solo, ma non solo simbolo, proprio anche proprio una realtà. Montichiari caput mundi su tutto anche. Beh, Montichiari ha è una realtà abbastanza variegata, del resto è una città piuttosto grande anche. Sono Matteo come te, dice un messaggio alla Color, si possono tirare le torte in faccia? Le torte? ma diciamo che le torte possiamo evitarle. È un perché... messaggio che è arrivato. Cioè, in realtà non è vietato, no. Però insomma diciamo che il mezzo da utilizzare per la Color sarebbe del colore in polvere, quindi diciamo che è più adatto il colore. Allora, che cos'è questa Color Mountain? Montagna colorata. Sì, la Color Mountain è praticamente un evento in cui si fa un percorso nelle vie di Montichiari, che sono meno di 5 km, quindi è un percorso relativamente breve e si può fare correndo, qualcuno lo fa correndo, ma si può fare anche camminando, ci sono tantissime famiglie con i passeggini, quindi è davvero una festa aperta a tutti, dove l'unico scopo è quello di divertirsi e di fare beneficenza, perché noi facciamo un evento in cui tutto il ricavato va assolutamente in beneficenza. E appunto durante questa corsa o camminata, a seconda di quello che ciascuno vuole fare, ci si lancia del colore in polvere, che è un colore assolutamente ecocompatibile, non inquina, non sporca, non macchia i vestiti, e quindi è un modo solamente per divertirsi. La partenza e l'arrivo quest'anno della Color è in castello, Bonoris, quindi uno scenario secondo noi molto bello, che in questo modo cerchiamo anche di valorizzarlo maggiormente. E appunto lungo il percorso che si snoda nelle vie di Montichiari ci sono delle tappe, sono in particolare 4 tappe più la partenza e l'arrivo, dove appunto si lancia questo colore. Ogni tappa ha un colore specifico, tra l'altro, e ogni tappa è gestita da un'associazione con la quale collaboriamo.
e in particolare ci teniamo anche a citarle, così almeno le abbiamo anche l'occasione per ringraziarle, perché ci danno davvero una mano che per noi è importante. E allora praticamente il percorso, appunto, dicevo, parte in castello, il castello a tappa, il castello è gestito dal gruppo dei Novagli, che organizzano anche il beer pong il prossimo weekend, e quindi li ringraziamo anche per la loro collaborazione. Di solito loro fanno sempre una tappa straordinaria, perché erano presenti anche nelle altre edizioni. Poi il percorso si snoda verso Borgosotto, la prima tappa si svolge davanti al Ciclù di Borgosotto, al bar Ciclù, e lì ci sarà l'associazione, o meglio diciamo il gruppo Generazioni, che avrà una tappa di color rosso e appunto gestiranno loro. Ecco, le ringraziamo anche. Anche loro, perché Generazioni ha anche fornito al nostro color i pacchi gara, o meglio le sacche dove sono contenuti i pacchi gara, e quindi insomma sono stati molto disponibili nei nostri confronti. La seconda tappa è presso il Parco delle Marcolini, il Parco del Chiese, che sarà gestita dall'associazione Alveare, un'altra associazione che ringraziamo particolarmente, e associazione con la quale già collaboriamo, come ha anche detto Carlo in altre occasioni. E loro avranno il color giallo, esatto, nella tappa, che è il giallo colore dell'associazione. Sono api, quindi giustamente hanno il giallo. Poi il percorso arriva fino al Don Milani. Col Don Milani ci sarà una tappa proprio all'interno del parco del Don Milani. Che ecco perché appunto una particolarità di questa edizione è di collaborare col Don Milani, in quanto loro svolgono l'alternanza scuola-lavoro appunto da noi consulta giovani, esatto, in particolare con la classe quarta sportivo del Don Milani. Esatto, la quarta sportiva, appunto gestiranno la tappa loro all'interno del parco, sarà una tappa blu, una tappa un po' speciale appunto perché sarà la tappa centrale del percorso, ma lì le sorprese le lasciamo a sabato, insomma non le riveliamo tutte. Poi il percorso arriva in via Brescia, via Mantova, e la quarta tappa si svolge presso il parco della City, o meglio nel parcheggio antistante, e in via Carlo Inico, e sarà gestita dall'associazione La Sorgente. E anche lì, insomma, una tappa importante per noi, la collaborazione con La Sorgente, una collaborazione alla quale teniamo particolarmente, perché riteniamo anche di poter in questo modo favorire un percorso anche di inclusione nei confronti dei disabili, e quindi ci fa molto piacere colore? Che loro collaborino con noi. Colore loro verde. Il loro verde. Colore è il verde, esatto. Sì, sì, sì. E poi si arriva in castello con ancora il gruppo Generazioni, che farà il gran finale, la festa. Anche lì c'è un altro colore? C'è un altro colore, sì, esatto. Cambia. La partenza arancio, l'arrivo viola. Benissimo. Allora, fermiamoci un attimino con il consigliere delegato Matteo Mirto. Puntata di Filo Diretto con gli ascoltatori la stiamo trascorrendo in compagnia di Matteo Mirto, consigliere con delega di Montichiari per la consulta giovani, e Carlo Tieghi, che è il presidente della consulta stessa. Ancora diversi messaggi che avete ricevuto, però prima vorrei dire la data e l'orario anche, perché non abbiamo detto questo, sabato, che è questo, sabato 2 settembre alle ore 18 al Castello Bonoris, il pacco gara che è compreso, è ritirabile dalle ore 15, esatto, che è compreso nel prezzo di iscrizione. Ecco, ci si può iscrivere quindi fino al giorno prima online sul sito www.colormountains.it. Oppure si può andare direttamente all'interno dei Color Point che abbiamo al Galeter di Nadia Rachele a Borgosotto, e anche ringraziamo anche al Giadas, che raccolgono le iscrizioni in maniera cartacea. Sapete già quanti iscritti avete avuto? Siamo diverse centinaia. Siamo anche superiori al numero dell'anno precedente, delle precedenti edizioni, e quindi invitiamo tutti quelli che vogliono iscriversi a farlo velocemente, perché il tempo non è rimasto molto, e soprattutto non ci sono tantissimi posti. Ci si può iscrivere anche all'ultimo minuto? Cioè ci si dice, può iscrivere sempre che avanzino ancora biglietti, perché effettivamente stanno per finire. Perché mi è capitato di vedere in occasione, perdonate se la associo, alle cosiddette marce lunghe, magari uno che accompagna un amico, poi all'ultimo proprio dice: ma senti, me lo faccio anch'io. C'è questa possibilità. Poi essendo 5 chilometri anche è fattibile per tutti. Sì, assolutamente. Per tranquillamente. Tutti, grandi e piccini. E piccini, esatto, anche mamme con i passeggini o papà con i passeggini. Allora, consulta giovani, dice un messaggio, vuol dire impegnare tanto tempo per altri. Noi giovani lo facciamo volentieri, senza politica di parte, solo per il bene della nostra città, dice Betty, che evidentemente
è una dei 100 che collaborano appunto probabilmente. Ragazzi, non montiamoci la testa, dice un altro messaggio, lavoriamo con modestia e serietà, così come adesso i posteri parleranno, dice Pietro. Va bene. Allora, Matteo, ciao, qua si rivolge, la Color Mountain la fate anche quest'anno con colori alimentari? Punto di domanda. Sì, sì, si tratta di talco e colorante alimentare. Sì, esattamente. Sì, assolutamente. Appunto, non è tossico, ecco, per cui se qualcuno dovesse mangiare qualcosa per sbaglio non succede nulla. Diciamo che non è il massimo. Nel parco Duemilano il colore sarà blu. Ecco, quindi ci sarà magari l'erba blu per qualche giorno, insomma. Sì, sì, va benissimo. Va via con la pioggia, quindi, esatto, con l'acqua anche dell'impianto. Guarda, poi, che è l'anno più secco dall'anno, quindi avrete la pioggia. Ma tra i nostri volontari abbiamo anche stabilito qualcuno che si occuperà di pulire, esatto, per cui siamo organizzati anche da questo punto di vista. Infatti tengo a precisare, già che ci sono, che è la Color Mountains è un'ecofesta. Vorrei specificare, in come ci tengo particolarmente a questo aspetto, che cos'è un'ecofesta. Appunto, è una festa in cui si cerca di realizzare tutto in maniera sostenibile, quindi dalle stoviglie che noi utilizzeremo alla festa che seguirà la corsa, alla raccolta differenziata che verrà fatta in maniera precisa, in maniera spinta. E le luci che verranno posizionate all'interno del parco saranno a LED, quindi a basso consumo, e quindi tutto nell'ottica della sostenibilità, che appunto è uno degli obiettivi che io in particolare mi pongo e poi ci poniamo come consulta giovani, ecco. Certo, assolutamente è un qualche cosa, appunto voi siete giovani, però vi assicuro, intorno agli anni 80 si cominciò a dire che il clima sarebbe cambiato, eccetera, si pensava che si dicessero, ma sì, no? E invece da ottobre scorso, che a parte qualche goccia e una grandinata che mi ha rovinato la macchina nuova, non è venuto poi praticamente niente, per cui obiettivamente. Sì. Marica dice: Montichiari ha tanti assessori giovani ma solo femmine, ci vogliono più ragazzi in politica, per par condicio. È la prima volta che mi dai un messaggio di questo tipo. Cosa ne dite? Troppe femmine addirittura adesso, no, ecco. No, dai, ci vogliono, anche perché senza di loro non faremmo nulla. Esatto. Vabbè, comunque, grazie a Marica. È la prima volta, assicuro, che leggo un messaggio appunto pro uomini, non... Allora, dunque, vediamo. La consulta giovani dicono che è un'invenzione per parcheggiare i giovani in attesa che si liberi un posto di comando in comune. Cosa ne pensate? Chiede Lorenzo. Vabbè, questa è la classica. Beh, però no, Lorenzo lo ha fatto in maniera asettica, probabilmente ha riferito una... Certo, no, io credo che basti, insomma, vedere il lavoro che fa la consulta, intanto assolutamente a titolo gratuito, ecco, perché è bene sottolineare, quelli che lavorano in consulta sono tutti volontari, e poi assolutamente, cioè il lavoro che viene fatto in maniera disinteressata, tra l'altro abbiamo anche un bel turnover, nel senso che quasi ogni anno viene cambiato il direttivo, e assolutamente credo che sia una un'idea infondata, ecco, lo facciamo tutti in maniera disinteressata per fare beneficenza, è un modo anche per mettersi in gioco. Allora, siamo in dirittura d'arrivo, io adesso vi chiedo alcune cose. Se avete degli altri eventi da insomma ricordare, poi ricorderemo ancora appunto la Color Mountain di questo sabato. E poi anche se possiamo dare qualche coordinata, se qualcuno volesse collaborare con la consulta giovani. Esattamente. Allora, per collaborare con noi della consulta, il sistema è molto semplice: possono scriverci sulla nostra pagina Facebook, dove abbiamo tutti i contatti, possono venire direttamente o in municipio, oppure mandarci una mail appunto a consultagiovani@montichiari.it. E quindi ecco, questo è il canale principale, e niente, ecco, poi magari io ci terrei a ringraziare chi ci aiuta in particolare per realizzare questa Color Mountains, magari Sì, ecco, volevamo fare anche degli altri ringraziamenti molto importanti. Ecco, quest'anno abbiamo curato anche in maniera particolare la festa finale in Castello. La festa sarà animata dal DOS Eventi con Radio Studio Più, e quindi le ringraziamo anche particolarmente, perché sarà una festa molto bella secondo noi, e aperta soprattutto a tutti, anche a chi non dovesse poi partecipare all'evento nelle vie di Montichiari. E poi ringraziamo soprattutto anche chi ci sta aiutando a curare l'aspetto sicurezza, perché in questo periodo anche le recenti disposizioni ministeriali ci hanno imposto un piano di sicurezza particolarmente attento, e quindi ringraziamo naturalmente la Polizia
polizia locale di Montichiari, con la quale stiamo facendo credo un lavoro molto importante, e poi la protezione civile, il VOCAM e la Proloco Montichiari, che saranno i nostri volontari che ci aiuteranno a gestire la viabilità e il traffico durante la gara. Questo è giusto ricordarlo, perché magari molti dicono: ma perché non organizzano, non so, una marcia lunga o qualche cosa? Guardate che non è così semplice, non è facile. Perché occorre un'assicurazione, occorre... avete mai visto l'ambulanza, per esempio? Non è un caso che sia lì, per esempio, quando c'è, ecco, occorrono tutta una serie incredibili di cose. Poi noi siamo in Italia, se in Europa ne servono 10, da noi ne servono 100, esattamente, per cui, ecco, per cui è estremamente complicato, veramente, molto più di quanto uno possa immaginare. Mari o Mary, o Marie, ringrazia Matteo, sei grande, senza di noi donne non fate niente, dice il messaggio foto di risposta che è arrivato prima. Allora, dunque, avete altri eventi anche da... Per adesso ci concentriamo sulla Color Mountains, poi appena abbiamo finito questo grande evento, da ottobre, qualche settimana di pausa, poi ripartiamo con altri eventi. Benissimo, allora, l'appuntamento è per sabato 2 settembre, alle ore 18. Dove? In Castello Bonofis, nel Parco del Castello. Montichiari, grazie. Esattamente. A Matteo Mirto, consigliere Condè.